tutti da Gabriele, bentornati sul mio canale dedicato alla programmazione Eidenheim. Ho già pubblicato qualche giorno fa un video che riguardava la funzione ausiliaria M120, ma un messaggio, un commento su Facebook mi ha messo un po' in allerta sul fatto che forse non si era colto attraverso quel video, non si era colto appieno il valore e l'utilità di questa funzione. E quindi ho deciso di realizzare quest'altro video in cui utilizzare la funzione M120, diciamo, per uno scopo non solamente per, come usciva da quel commento, per superare la, per risolversi il problema della pigrizia, del non voler cambiare l'utensile per adeguarsi al raggio da costruire. Ripeto, probabilmente era una battuta, ma mi ha messo questo dubbio che forse in quel video non si capiva pieno l'utilità della funzione. In un altro video in realtà avevo utilizzato la funzione M120, ve lo metterò qua sotto in descrizione, così se non l'avete visto andrete a vederlo. Però lì mi rendo conto che l'utilizzo della funzione M120 è, insomma, all'interno di un contesto più ampio e magari qualcuno di voi se l'è persa. E allora vediamolo in maniera del tutto analoga per realizzare questo semplicissimo profilo. La parte grigio più scura è il nostro pezzo, la parte grigia più chiara è quella che indica il grezzo. Ok, come sempre, prima di cominciare suggerisco di cliccare sulla campanella, di seguire i video che pubblico, e quindi per non perderveli iscrivetevi. Fate sapere come sempre anche ai vostri colleghi o non colleghi, ma amici analoghi interessati a questi argomenti, che ci sono appunto questi piccoli tutorial a disposizione su YouTube. Ricordo anche che chi volesse la mia presenza direttamente in azienda non deve fare altro che collegarsi con me e troveremo il modo di incontrarci di persona e di fare poi un corso mirato presso l'azienda. Quindi io il profilo l'ho già scritto. All'interno della figura da costruire abbiamo dei raggi 20 e dei raggi 10, e allora per l'occasione io ho comunque caricato un utensile diametro 18, che quindi con il suo raggio 9 di per sé soddisfa a pieno le mie esigenze costruttive e geometriche. Ma appunto, se vado a vedere la mia lavorazione, è corretta, ma direi ben poco adeguata vista la quantità di materiale che ho da asportare. E quindi vediamo come sfruttare la funzione M120 per pulire per benino questa parte di materiale e non richiedere al nostro utensile di fare un lavoro da troncatore entrando nel pieno e staccandoci la parte superflua. Quindi cominciamo vedendo il profilo per un po' come l'ho scritto. Quindi ho un posizionamento in quest'area che è x0 y-130, approccio al primo punto del mio profilo, che poi è questo, e ho utilizzato un approccio lineare tangente in cui ho deciso di estendere questo punto iniziale di 10 mm, essendo 9 il raggio della mia fresa, direi che può andare bene. Ora, domanda numero 1 a cui in realtà mi risponderò da solo: come posso fare a far stare più distante rispetto a questa traiettoria il mio utensile? Quindi ragionare per offset. Ripeto, già visto in un altro esercizio, ma lo vediamo anche qua. La cosa più comoda potrebbe essere quella di impostare un valore di sovrametallo, quindi un DR, insomma di un valore un po' sostenuto, in modo da stare più sganciati. Però vedete che subito incappiamo nel problema del raggio utensile troppo grande.
Ora, se riguardiamo come è nella sua forma vera il profilo, vedete che richiedere all'utensile di scostarsi, stare più indietro rispetto alla sua traiettoria di una ventina di millimetri, fa sì che alcuni elementi non sono più costruibili o comunque che si sovrappongano delle traiettorie. Quindi, un altro modo per vedere la funzione M120 Look Ahead. Ora indico 99 righe di programma, di lettura, e rimpostando il mio, quindi diciamo, valore di sovrametallo a una ventina di millimetri, vedremo appunto che la traiettoria sarà molto più stretta. Ok, ora chiedo di tenere d'occhio questo elemento qua. Questo elemento è un elemento che potrebbe creare problemi, anzi creerà sicuramente dei problemi, perché è un elemento che, ragionando ad offset, più che doversi adattare, in realtà rischia di sparire e quindi crearci dei problemi. Quindi vediamo, infatti, se io indicassi un valore di sovrametallo più alto, perché comunque con questi 20 mm diciamo che eravamo su della direzione giusta, ma ancora l'utensile era troppo impegnato. Tirandoci indietro troppo, quindi io ora ho indicato 35 mm, in realtà nasce il problema che comunque mi compare l'errore di raggio utensile troppo grande. Questo dovuto al fatto che proprio un elemento del mio profilo sparisce e quindi non è neanche più adattabile, diciamo, mettiamola così. Quindi in realtà il nostro problema adesso è gestirci con l'approccio, perché appunto l'elemento che io indico di approccio potrei anche estenderlo di 50 mm, ma in realtà rimarrebbe il problema. Perché l'estensione che io posso indicare sull'approccio comunque non viene considerato elemento del profilo, ma diciamo è un elemento aggiuntivo, per cui mi obbliga a reimpostare il mio punto di partenza con una quota lineare normalissima, in cui allora a questo punto poter estendere io il mio punto iniziale e, ahimè, dover rinunciare all'approccio. Quindi se io ora indico ovviamente anche qui la mia funzione ausiliaria M120 Look Ahead, partendo da un punto molto più arretrato rispetto a questo, avrò la possibilità di, quindi estendendo questo elemento anche con un offset di, come ho indicato adesso, di 35 mm, mi permette di superare il problema del raggio utensile troppo grande. Ora vedete che me lo indica comunque, perché me lo sta indicando ancora per quanto riguarda il distacco. Quindi anche qua dovrei uscire qualche millimetro in più e rinunciare al distacco lineare tangente. Ecco, in questo modo il mio elemento riesce, diciamo, a non sparire malgrado questo è offset di 35 mm così impegnativo. Ok, quindi qui siamo, ci siamo quasi, ma il nostro ideale sarebbe aggiungere ancora qualcosina. Proviamo con un 35, con un 45, ecco, così già potrebbe essere quasi nella direzione. Direi che 50 siamo contenti tutti. Ok, 50, vediamo. Ok, ammettiamo che questo ci vada bene. Ora lo modifico ancora, ma lo vedremo in simulazione direttamente poi dopo. Quindi 55 mm. Ovviamente questo però soddisfa solo il primo passaggio. Poi io dovrò continuare a modificare questo valore di DR per farlo diminuire costantemente fino ad arrivare poi alle mie quote finite, o se preferisco a delle quote che prevedano il sovrametallo per una finitura.
Per far questo, quindi, dovrò non assegnare il valore di R ad un valore numerico fisso, ma ad una variabile. Quindi, alla variabile Q60 indico il valore 55. In questo modo io potrò, quindi non sulla riga iniziale di chiamata dell'utensile, ma in questa parte del programma, potrò indicare di nuovo con la riga toolCall che intendo applicare quindi un DR pari a Q60. Ok, e così abbiamo proprio asportato pochissimo materiale. A questo punto, assegnata la variabile, applicata la variabile, realizzato il profilo, necessariamente dovremo ricalcolare il valore di questa Q60, che dovrà diventare, rispetto al suo valore attuale, diminuire di quello che diciamo sarà poi l'impegno fresa. Ora indico un millimetro. Quindi la Q60, che in partenza valeva 55 mm, dopo aver lavorato, diventerà che il suo valore è 54. A questo punto, con un salto logico, dovrò dire con la funzione undice che se la Q60 è maggiore di 0, di fare un salto sulla label 1. Label 1 che non ho ancora indicato, ma che direi che il suo posto è questo. Così che nella lettura del programma ritornerà alla riga toolCall, caricherà il nuovo valore e ripeterà quindi la lavorazione. Così fin quando non sarà maggiore di 0. Quindi in questo caso io mi ritroverò con un millimetro di sovrametallo. Se volessi ragionarmela con dei valori differenti di sovrametallo, potrei indicare un raggio di partenza di 55-25, scalando sempre di un millimetro, arriverò che l'ultima condizione in cui sarà maggiore di 0 sarà quella di 0,25. In questo modo avrò quindi un sovrametallo di 0,25 per poi gestirmi con la finitura. Come vi avevo indicato sul video precedente, terminato l'intervento di questo precalcolo, bisogna ritornare diciamo a bocce ferme, quindi con una M120 che va annullata, quindi M120 LA0, e vediamo un po' cosa accade. Quindi questo è il nostro M120 reload e vedete che grazie all'M120 e quindi a questo la possibilità di far ricalcolare la traiettoria, siamo riusciti ad adattare questa lavorazione. Quindi, come mi diceva Walter in quel commento in cui lo vedeva come la possibilità di non dover cambiare il raggio utensile per soddisfare l'elemento da costruire, in realtà qui il raggio del nostro utensile lo soddisfa, ma ci serve poter inserire continui calcoli per adattare diciamo tutta la parte precedente della lavorazione. Quindi questo è quello che abbiamo fatto. Poi potrebbe a questo punto non piacerci il fatto che questo 130 ci porta a diciamo attaccare sulle quote quando ancora siamo molto distanti dal nostro pezzo da lavorare. Direi che è un problema risolvibile posizionandoci in rapido, avvicinandoci poi su un meno 110, quindi spacchettiamo praticamente questa traiettoria lineare, la spacchettiamo in due in modo da poter sfruttare i cambi di avanzamento e appunto senza farci poi ridare l'errore di raggio tensile troppo grande, perché questo elemento, per quanto suddiviso in due porzioni, lo manteniamo comunque esteso. Quindi allo stesso modo all'uscita io potrei andare a una Y-110 e poi scartare in rapido
ad 1, 130. Ok, per lo stesso identico motivo. Dopodiché perderà la compensazione, ricalcolerà la variabile del sovrametallo e ripeterà la lavorazione. Ecco, così in questo modo... No, qui ho dimenticato un rapido. Pardonne-moi. Quindi, eccolo qui. Fmax. In questo modo non perderò appunto neanche molto tempo per i posizionamenti. Guardiamolo più in grande, così magari si vede un pochettino meglio. Quindi spero con questo video di concludere l'utilizzo della funzione M120, che appunto ritenevo conclusa già con quel video di qualche giorno fa. Il dubbio nato legato ad un post su Facebook mi ha suggerito di realizzare questa piccola postilla. Spero che sia stato di interesse e di utilità. Vi mostro quindi questo disegno, che se poi volete fare uno screenshot per eventualmente provare a riprodurlo voi, avete il tempo per fare lo screenshot. Non ho nient'altro da dire, se non ricordarvi di iscrivervi al canale e di far sapere che questo canale esiste e che spero vi dà una serie di suggerimenti utili e che possono essere anche per altri che come voi fanno questo lavoro. Quindi null'altro da dire, vi saluto tutti, ciao ciao!